pazienza, sarà per un'altra volta. Grazie comunque, grazie, grazie, ciao. Ero al telefono, lo devo dire, buonasera. Buonasera al telefono con Çalhanoğlu, il quale doveva essere nostro ospite stasera, però adesso mi ha spiegato che si deve allenare perché c'è il derby da giocare e lui ha detto che lo vuole vincere, che sta bello carico e infuocato. Va bene, va bene. Io spero che prima o poi venga infuocato definitivamente. Va bene, allora, giusto per scherzare, io al solito mi preparo un pistolotto iniziale. E allora, anche questa quinta giornata di questo campionato è andata in archivio. La classifica dice che non siamo appesi al chiodo, no, assolutamente. Però destano qualche perplessità le prove altalenanti, tra le altre cose le prove altalenanti. Per esempio, abbastanza brillanti e concreti a Napoli, spreconi di energia e per certi aspetti rinunciatari a Torino. A Torino confortanti per un tempo, ma il Toro in quel tempo ha messo a segno un gol di pregevole fattura. Rinunciatari, macchinosi e anche sottotono nella ripresa. Giovanni De Leonardi. Buonasera. E questa è la partita? Sì, sicuramente un passo indietro rispetto a Napoli. Vabbè, non entro nel merito delle prestazioni dei singoli, su cui poi il nostro pagellatore ufficiale si esprimerà. La patata bollente, ma è mia. Complessivamente. Scusa, perché adesso a fine puntata io ho da darvi una notizia bella e clamorosa, non vi anticipo niente. Va bene. E dicevo, al di là delle prestazioni dei singoli, è un passo indietro proprio l'atteggiamento della squadra, mai pericolosa, mai un tiro in porta contro un portiere che secondo me è tra i più scarsi della Serie A. Ricordo che a Lecce prese 7 gol quando parava con l'Ascoli, quindi ma è soprattutto l'atteggiamento del secondo tempo che lascia pensare, perché con una squadra in svantaggio era lecito pensare a un secondo tempo propositivo, di impegno, quantomeno un minimo di grinta, un minimo di agonismo. E invece niente, la squadra si è spenta anche fisicamente, molti giocatori sono andati in affanno, Gallo, Tuia non ce la facevano più. E quindi c'è un problema di condizione fisica, un problema di atteggiamento mentale e poi l'altro problema grosso è che i cambi non funzionano. Sì, questo penso che sia i cambi che devono dare, no? Un quid in più, no? Il subentrante deve dare qualcosa in più e invece qui da qualcosa Sanabria in meno. Nel Torino, per esempio. Invece da qualcosa in meno, quindi poi vabbè, carenze organiche, manca un attaccante, manca un rifinito, tutto quello che ci vogliamo. Però ieri un passo indietro rispetto alla trasferta di Napoli. Cosa aggiungere, Pierpaolo Sergio? Cosa c'è da aggiungere? No, io vorrei aggiungere rispetto a quello che ha detto Giovanni che per la prima mezz'ora il Lecce non è dispiaciuto, anzi, forse addirittura è stato superiore al Lecce visto contro il Napoli. È chiaro che le partite però durano 90-95 minuti e quindi non basta se soprattutto non si capitalizza ciò che si costruisce. Però per quella mezz'ora il Lecce ha dimostrato di saper stare in campo, di poter stare in campo anche contro l'avversario. Per questo io ho premesso abbastanza brillanti e concreti nel primo tempo. Siamo lì, siamo concreti, però il secondo sì, tempo cioè, non nel c'è. Senso abbiamo provato perlomeno a concludere in porta, non ci siamo riusciti se non con Banda che però ha il vizietto di mirare sempre sul primo palo anziché ogni tanto provare magari il tiro sul secondo. Però il ragazzo ci sta mettendo tantissima buona volontà, non tanta, tantissima, sta giocando mentre viene tartassato di falli dagli avversari, soltanto al decimo fallo forse l'arbitro ha ricordato di avere i cartellini in tasca e ha ammonito Schur, per il resto
era un Banda che non era al top, nelle ultime due partite aveva lasciato il campo proprio per dei problemi fisici, ma sta stringendo i denti perché in questo momento, anche per l'assenza di Strefezza, il Lecce fa affidamento soprattutto su di lui, ed è questo che lascia capire qual è il momento particolare della squadra. Se si fa affidamento su un ragazzo di 20 e poco più anni che è appena arrivato e che deve ancora ambientarsi in un gruppo nuovo. Tu sostieni in una certa misura che la sconfitta sia figlia anche del martirio cui sono sottoposti con i falli i calciatori del Lecce? Anche. C'è anche dell'altro. No, c'è dell'altro ovviamente. C'è anche quell'aspetto, perché comunque si è andati a colpire in maniera scientifica quell'elemento che era in grado di mettere in difficoltà la difesa del Torino. È stato fatto in maniera impunita, ripeto, almeno 10 falli sono stati subiti tra Sissé e Banda prima di vedere la prima ammonizione per i Granata. Io credo che sia nostro... E picchiavano sul ginocchio bendato, tra l'altro, quindi è stato fatto volutamente. Quindi è bendato sul ginocchio. Banda con la benda. Noi riteniamo sia doveroso rivolgere un pensiero e un buona fortuna a Siniša Mihajlović, che oggi è stato defenestrato dal Bologna. Bologna che ha dimostrato una sensibilità per le condizioni di Siniša Mihajlović, che ha dato molto a questo Bologna. E naturalmente a lui facciamo gli auguri, così come li facciamo a Juric, l'allenatore del Torino, ricoverato con una forma di polmonite. Siccome noi siamo per lo sport e non per il campanile o per il tifo e basta, diciamo auguri ad entrambi, buona fortuna ad entrambi. E allora aggiungiamo gli auguri anche a Serse Cosmi, che inizia un'avventura in Croazia, nella squadra del Fiume. In croato si chiama Rijeka. Sì, ma si è presentato in ritardo, aggiungi anche questa, perché quando gli ha detto deve andare, gli ha dato, ha preso il volo per Stoccolma. E poi non essendo bravo in geografia. Serse, stiamo scherzando. Ovviamente, ma non credo che ci siano. Allora, Giovanni, Pierpaolo, cambia ancora una volta la formazione iniziale. Io un po' sono rimasto sorpreso, perché dopo la bella prova fornita a Napoli, mi aspettavo conferme, al più un cambio, eccetera. Non tocchiamo il tema degli incontri ravvicinati, il torneo. Ma è quello il motivo. Perché questo lo hanno. È quello il motivo? È quello. C'era stato detto in maniera preventiva da Baroni, presentando la gara, già prima della partenza per Napoli, aveva preannunciato quello che sarebbe stato il cosiddetto turnover, vale a dire questa alternanza di elementi per non stancarli troppo in un momento in cui la condizione ancora non è quella ottimale, e quindi giocare 3 partite in 7 giorni rischiava di poter compromettere. Ma com'è che queste condizioni non ottimali ne avete invece, gli altri giocano, vincono? C'è per esempio un ragazzo portoghese, si chiama Leao. Uno a caso. Si chiama Leao. Questo non risente assolutamente di niente. No. Eppure è coetaneo di molti dei nostri. No, ma tu prima c'ha la non roba. È che ci dobbiamo arrampicare sulle spalle. Leao, non è che ce l'hai con la regia per caso, no? Ce l'hai con il gruppo, no? Va bene, perché insomma. Vabbè, ma io no, Giovanni, non discuto che lo abbia anticipato Baroni, che avrebbe fatto ricorso. Vabbè, anche per pure il Torino. Io discuto invece. L'aveva fatto il Napoli, l'abbiamo criticato. Perché io discuto invece alla 5ª giornata di campionato. Lo so. Cioè dopo 4 giornate di campionato e una partita di Coppa Italia, che necessità c'è? Cioè questa gente non ha più fiato. E crolla. Se guardiamo in casa nostra, in casa del Lecce, dobbiamo dire che di questi giocatori però molti sono arrivati da pochissimo, da qualche settimana appena, e quindi ancora non hanno nelle gambe tutti gli allenamenti necessari per reggere 90 minuti. C'è anche questo aspetto ovviamente. No, sicuramente quest'anno poi è una stagione particolare, perché la pausa dei mondiali e l'avvio anticipato del campionato ha costretto anche a preparazioni affrettate, ma soprattutto in un periodo dell'anno particolarmente infuocato climaticamente. Quest'anno ci sarà chi farà 3 preparazioni proprio per ovviare a questa anomalia. Con il campionato che è iniziato a metà agosto, prima di Ferragosto, quindi le preparazioni sono state anticipate con 40 gradi compresse.
ma con climi pazzeschi hanno dovuto fare la preparazione. Poi ci starà i due mesi di sospensione del campionato per i mondiali, quindi quest'anno dal punto di vista atletico è uno scempio sì, dettato dalla FIFA, però uno scempio per il Lecce, uno scempio io, per io tutti, che faccio l'avvocato del diavolo, però questo anche per l'Udinese, che sta in testa alla classifica, tutti. Anche per l'Atalanta, che sta in testa alla classifica. Per tutti. Ma è chiaro, non può essere una scusante ad personam. Non è una scusante, però noi siamo particolari anche in questo, perché se gli altri hanno giocatori di categoria già rodati, internazionali, a Lecce abbiamo la maggior parte di esordienti che la Serie A non l'hanno mai vista e mai praticata prima appunto di queste gare. Stanno facendo praticantato sulla pelle del Lecce, diciamo, sulla propria pelle. Così come trovo veramente curiosa la dichiarazione del Presidente, io le cose le dico, il quale dice abbiamo pagato gli impegni ravvicinati, ma le altre hanno riposato nel frattempo. Ma quello no, ma torniamo sempre su quell'aspetto. Devo aggiungere, tra l'altro il Lecce ha giocato a Torino con 24 ore di riposo in più rispetto al Torino. Sì, sì, questo sì. Però io che ti avevo detto nell'altra puntata, il Lecce affronterà una lunga trasferta che va anche a disturbare quelli che sono i ritmi della preparazione degli allenamenti, delle rifiniture che gli allenatori prediligono avere invece in maniera metodica. Ma questo fa parte del gioco, bisogna accettarlo, lo sappiamo. È pur vero che quelle che sono le condizioni attuali della Rosa del Lecce fanno sì che ogni piccolo inciampo si trasformi in una caduta rovinosa, perché in questo momento questa è la situazione. Allora la causa della sconfitta sta in questo, oltre che nelle altre cose che abbiamo fatto? No, ma c'è tanto altro. C'è tanto altro. Causa sicuramente è mancato ieri la giusta determinazione. Io ho visto una squadra spenta, proprio l'atteggiamento spento. Il secondo tempo mi ha dato molto da pensare. C'è una squadra che va negli spogliatoi in svantaggio di un gol e che poi nel secondo tempo fa una prestazione così amorfa, così impalpabile, non riesce. Cioè deve avere un atteggiamento meno di ricerca. È l'atteggiamento che è venuto meno. E poi il calo fisico, perché il pressing che hanno fatto nel primo tempo era insostenibile, tutto campo lo hanno pagato nella ripresa. Gallo è stato infilato in velocità più volte da quella fascia, non ce la faceva più. Tuia ha dovuto stringere i denti per arrivare al 90esimo, al 97esimo, 95esimo, quello che era. Quindi questa è la situazione, quindi questo pressing che per tutto il primo tempo abbiamo visto poi si è pagato amaramente nella ripresa dal punto di vista fisico. Quindi calo fisico, mancanza di idee, mancanza di determinazione, e spieghi tu la sconfitta. Giovanni me l'ha offerto su un piatto d'argento. Ma più che... Ma non sarà che per arginare nel primo tempo il Torino la squadra ha dovuto andare a tavoletta e poi ha finito la benzina. Sì. Cioè le risorse sono quelle. Per arginare il Torino e poter dire poi abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, tu paghi nel secondo. È quello che è successo, esatto, è quello che è successo ieri. Ma è quello poi che dicevamo in apertura, se poi quell'impegno non è finalizzato con un gol perlomeno viene vanificato, sono energie che vengono sprecate nel contenere, nel provare a pungere, ma poi se non riesci a pungere appunto l'avversario, ad andare a fare gol, significa che hai sprecato gran parte della birra nelle gambe e poi sei destinato ad andare spegnendoti via via. E questo è quello che è successo, ma era successo anche a Napoli. A Napoli non ci sono stati episodi sfavorevoli che portassero al gol del Napoli, ma anche lì abbiamo visto nel finale un Pezzella che non aveva più energie da impiegare. È stato così con Gallo, come diceva appunto Giovanni, gli esterni sono quelli sia di difesa che di centrocampo che di attacco che sono costretti a un gioco massacrante per quello che è il 4-3-3 che Baroni professa e che in questo momento il Lecce fa fatica a sostenere, anche se a quanto pare si tratta della unica soluzione tattica che questa squadra è in grado di affrontare per quelle che sono le caratteristiche dei suoi elementi. E poi c'è quel centrocampo che, essendo numericamente inferiore di norma, parliamo di modulo, costringe questi centrocampisti a un super lavoro che poi pagano. Esatto.
gli inserimenti dei mediani non li stiamo vedendo, delle mezzali, stiamo assistendo a questo balletto di elementi: Askilsen, Bistrovic, Helgason, Gonzalez, e chi più ne ha più ne metta, ma alla fine il risultato è sempre quello. Il Lecce non riesce a portare palla, non riesce a fare più di due o tre passaggi, non riesce a creare quelle soluzioni d'attacco utili per il tridente. Ci si affida appunto alla velocità e dribbling di Banda, alle invenzioni di Strefezza, che per adesso non avremo per almeno due o tre partite, e poi al buon cuore dei due lungagnoni, vale a dire Sisè e Colombo. Colombo a Napoli ha fatto un miracolo, e i miracoli non riescono sempre, ovviamente. Giovanni, togliamo a Pierpaolo il gusto di raccontarci il gol, ma quel gol del Toro, costruito secondo me con riga, squadra e compasso, perché è un taglio geometrico, chirurgico. Costruito perfettamente e realizzato. Un taglio chirurgico. Esatto. Allora, questo gol. Questo gol ha tagliato, mi pare che era... un guizzo felino. Sì, il guizzo felino di quello di chi ha realizzato, perché si è trovato, e Hjulmand non è riuscito a chiudere il tallo. E Hjulmand dov'era? Hjulmand e Bistrovic, ha cominciato Bistrovic, ha proseguito Hjulmand, non si è riuscito a schermare l'area. Ha tagliato fuori Hjulmand, mi pare fosse, come si chiamava quello del Torino che ha fatto il passaggio? Vojvoda. È stato lui a tagliare, e poi, visto che Hjulmand non è riuscito a coprire, ha tentato Baschirotto lasciando il suo uomo, per poco non ci riesce, e si è buttato per cercare di intercettare la palla, però la girata al volo era precisa all'angolino. A proposito di girate, fatevi ricordare quella di Giroud nel derby, non perché voglia mettere il dito nella piaga, però è stato un bel gol del Torino, molto in comune. Era una bella girata, dai, quella. Entrambe, quindi è una palla, è stato chirurgico il passaggio e chirurgico il tiro. Proprio all'angolo. Scusa, non era un tiro potente, Giovanni, no, preciso. Io so che ha fatto un bel gol Giroud, ma in che parte? Ma mi pare che era l'Inter quello. Vabbè, è chiaro che l'Inter è la seconda squadra di Milano, quindi vabbè, quando giochi con la seconda squadra di Milano, vabbè, ci può stare pure, dai. Non è che... Quindi il derby l'anno prossimo lo gioca l'Abbiate Grasso. Mauro, meno male che ci segui da casa, sennò qui con la Juve stasera sarebbero altre risate. La Juventus è la seconda squadra di Torino, il Lecce ieri ha adesso con questa classifica sì. La seconda squadra. Vabbè, un po' di buon umore, ragazzi. Dai, un po' di allegria, scherziamo ovviamente. E allora? I dolori non mancano per nessuno, insomma, ecco, questa è l'estrema sintesi. Però posso concludere, non credo di dire una bestemmia, che in fondo quel gol del Torino è l'immagine della differenza in Serie A, ma non solo in Serie A, di chi poi le partite la vince e chi non fa quelle cose la partita non la vince. È inutile dire incontri ravvicinati, niente. No, questa è la differenza. Il Torino ha fatto se poi un signor gol, la giocata del singolo, che Lecce il gol non ha saputo fare. Esatto. È stata quella giocata che ha condizionato poi tutto. Però ripeto, l'atteggiamento mentale del Lecce non va. Nel secondo tempo male, ci doveva essere un altro Lecce in campo, non quello. E meno male che il Torino non ha chiuso quell'operazione di mercato che voleva l'acquisto di Leao, quello del Milan. No, ma poi la cosa che più mi fa rabbia è che non era un Torino spumeggiante, trascendentale, una buona squadra, ma niente di più, insomma, tanta buona volontà, tanti giovani pure loro, per carità. Però il Lecce non è riuscito a opporre la benché minima azione d'attacco per tutto il secondo tempo. Va bene, allora, Pierpaolo, prima delle pagelle, voglio chiedere se hai avuto notizia che Falcone è sulla via della beatificazione, perché fa miracoli, perché all'85esimo di Torino, a proposito di vittoria poi, come dire, suffragata da altre situazioni, ha fatto un miracolo vero e proprio. Il miracolo lo ha fatto anche in questa partita, e come io scrivo non basta però
questo miracolo puntuale a salvare il Lecce da incassare un gol a partita almeno e soprattutto a evitare sconfitte o non centrare le vittorie. Però Falcone sicuramente è uno di quegli elementi che sta dando una grande mano al Lecce, che sta avendo un rendimento alto e costante in tutti gli incontri. Ieri io l'ho messo nel mio ideale podio per questa gara insieme a Baschirotto, che si è superato ancora una volta giocando, ricordiamolo, in un ruolo non suo, e poi a Banda, che finché ha potuto ha cercato di menare le danze, ma da soli poi non si riesce a fare granché, anche perché, come ha detto anche Baroni, talvolta questo ragazzo si sta dimostrando un po' egoista o incapace di trovare la soluzione migliore al momento di arrivare in porta. Però sono loro i tre che hanno brillato di più. Falcone, ci auguriamo che presto possa essere determinante anche per centrare un risultato pieno. Tu che sei abilissimo, Pierpaolo, a entrare, come si dice, nelle camere di mezzo. Io credo che quello chiamato miracolo dell'85esimo non sia frutto di occasionale di una fortuna. Credo che in lui ci sia questa capacità di intuire cosa fare l'attaccante. Ha fatto la stessa parata contro il Sassuolo due partite fa, eravamo anche lì nei minuti finali e in una mischia in area del Lecce c'era stata questa palla gol dei neroverdi e Falcone, sempre tuffandosi e poi respingendo di piede, era riuscito a evitare un gol. Quindi è una giocata che gli appartiene in questo senso. Prima delle pagelle tu prepari, abbiamo detto, tu dai un'oliata, tutte queste cose qua. Abbiamo interlocutore. Abbiamo un ascoltatore che ha scritto un romanzo, veramente... Alessandro Manzoni. Quasi. Allora, il primo a intervenire è stato Fabrizio Negro, che ringraziamo, dice buonasera. Abbiamo una squadra a cui manca un rifinitore ed un attaccante di vero spessore. Abbiamo pensato a comprare difensori, il cui reparto tutto sommato non sta sfigurando. Continuando così assisteremo sempre a sconfitte di misura, dove però non riusciremo a fare nemmeno un tiro in porta o ad avanzare il centrocampo. Banda bravo e veloce, però se non vuole essere tutto fumo deve cercare di tirare anche sul secondo palo. Era una cosa che... Poi c'è il romanzo... Non c'è niente da aggiungere alle considerazioni di Negro. No, perché... Detto delle cose che sono quelle. Condivisibili. Un attaccante bravo oggettive, quanto vuoi, dribbla anche 10 avversari, ma se poi la porta non la vede, sei mezzo attaccante. Poi il romanzo invece l'ha scritto Stefano Lefons, che ringraziamo comunque, e che attraverso noi vuole dare una risposta alle parole di Sticchi Damiani. Infatti il suo incipit è: caro presidente. Allora io mi ci bevo. Io mi permetto la gola, mi permetta prima di dire la mia opinione, eccetera. Sentiamo. Al di là del risultato emergono errori a cui bisogna prestare attenzione, errori sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto la squadra nei primi tempi, quando gioca al completo o quasi, si dimostra equilibrata, fa densità a centrocampo ed è abile nelle ripartenze. Ecco, il Lecce finora visto in queste partite è tutto questo. Al di là di chi affronta, che sia Sassuolo, Empoli o Napoli, la squadra gioca sempre nello stesso modo. Non sa cambiare e soprattutto non riesce a gestire la palla. La squadra vista contro il Torino è una squadra che nel secondo tempo è stata messa sotto pressione giocando quasi sempre nella metà campo leccese, e l'abbiamo detto. Non posso sentire da lei che il Lecce non si fa mettere sotto, aspetta poco che ho perso il segno, essendo questo un romanzo, come dicevo prima. Capitolo primo. Ha scritto veramente un romanzo. Allora, dicevo, la squadra gioca sempre nello stesso modo, indipendentemente dall'avversario. La squadra vista contro il Torino è una squadra che nel secondo tempo è stata messa sotto pressione giocando quasi sempre nella metà campo leccese. Non posso sentire da lei, presidente, che il Lecce non si fa mettere sotto da nessuno. È una bufala colossale, oppure lei vede le partite belle da perfetto innamorato e non nel modo in cui soprattutto un addetto ai lavori dovrebbe guardare. Baroni inoltre sta commettendo gli stessi errori che hanno portato la squadra l'anno scorso a prendere partite
a perdere partite fondamentali a Vicenza, vabbè, quella di Vicenza lasciamola stare, Reggio Calabria, cioè sta insistendo troppo nel voler giocare con quel modulo anche se non possiede gli uomini per attuarlo. Mi spieghi, la prego, sempre rivolta al presidente, come si possa insistere nel far giocare Rodriguez in un ruolo che già l'ha bocciato in Serie B? Come si possa utilizzare ancora gli Stoschi, di cui tuttora non si comprende bene la posizione in campo? Data la stanchezza delle partite ravvicinate, che non è una scusa, dato che anche il Torino ha giocato in modo ravvicinato, sarebbe opportuno che se si utilizzano certi giocatori, li si metta nelle condizioni di esprimere il loro vero potenziale, altrimenti lei avrebbe facilmente ingaggiato giocatori di Serie C in quel ruolo che avrebbero sicuramente fatto meglio. Sembra quindi che il modulo con cui gioca il Lecce è sacro e che i giocatori, chiunque siano, debbano calarsi in quel gioco dispersivo che non fa bene a nessuno. In Serie A, per far quel gioco, devi essere l'Atalanta e non una neopromossa. E se non aveste scovato Banda, molto probabilmente l'area di rigore avversaria l'avremmo vista col binocolo. Insomma, in Serie A non basta difendersi e dobbiamo ringraziare Falcone perché ogni volta ha compiuto almeno un intervento miracoloso, altrimenti staremo parlando di sconfitte molto più pesanti. Io sono d'accordo con lei, mi spiace, ma con Mourinho nel dire che è meglio perdere 4-0 una partita che perdere 1-0 quattro partite. Certo, lui alla Roma, Baroni in Lecce, ma nel parlare delle partite fatte almeno abbiate la lucidità per dire pane al pane. Guardate i passaggi fatti dal Lecce, le statistiche di ogni partita, la precisione dei passaggi ed il possesso palla, per capire che ad oggi il Lecce, insieme alla Sampdoria, è la peggior squadra che sappia stoppare un pallone. In Serie A non basta la grinta, il coprire bene il campo, se poi non si riesce ad imbastire la minima azione offensiva. E sono inutili le scorribande di Banda o il tiro della domenica di Colombo per poter sperare di salvarsi. Serve un gioco che, tolti i primi 60 minuti, dia a Lecce la possibilità di tirare in porta. Mi spieghi poi il quesito Gendré, che deve giocare ogni 3 giorni senza nessuno che lo possa sostituire. Baschirotto è diventato centrale. Chi mette il mister da quel lato? Nessuno che sappia attaccare la profondità. Non importa se si gioca con 8 attaccanti, non importa se si cambia modulo. Serve attaccare e tirare in porta. Si può perdere 4-5-0, ma almeno si è tentato di fare qualcosa. Se togliendo Banda e Strefezza finisce il Lecce, c'è da farsi quindi 4 ragionamenti. L'anno scorso in Serie B bastava avere Coda e Strefezza, bastavano le giocate dei singoli. Ora non servono. Per vincere le partite serve saper giocare sostenendo l'attacco. Leggo purtroppo troppe critiche ai nostri attaccanti da gente che di pallone non capisce niente. Se non si mette l'attaccante nelle condizioni di colpire, inutile sparargli addosso. Per finire, Baroni, oltre all'equilibrio tattico, sa gestire la fase offensiva? No, veramente, perché vedere lo scempio di Rodriguez in quella posizione è l'emblema di tutto. Tutti avremmo preferito Helgason o Blen. 2 centrocampisti, certo, tanto di tiri in porta il Lecce dopo il 60° minuto, non ne ha fatti più. Oh, questa è la... È un'analisi crudele, ma... Però è un'analisi alla quale non puoi rimuovere alcun rimprovero. Ha fatto una radiografia del Lecce di quest'anno. Del Lecce, finora visto. È una radiografia cruda. Cruda. Oh, poi per completare gli interventi, il solito Alberto Tricarico. Ciao, che aspettiamo. In Italia. Ciao, non lo so. È in canoa. Sta ancora nuotando, sta ancora nuotando alle Canarie, in avvicinamento. Allora ci scrive: buonasera a tutti, prestazione buona fino al 60°, dopodiché in attacco il nulla. Io mi chiedo, ma è possibile che Baroni non cambi una volta tanto il modulo di gioco? Se non faremo punti nei prossimi scontri diretti, la vedo dura. Basta. Maestro. A metà settembre, mi ha scritto adesso, a metà settembre arriva. Vabbè, oggi ne abbiamo quanto? Oggi ne abbiamo 6, quindi insomma fra una settimana o poco più, insomma. Alberto, ti aspettiamo. E naturalmente verrà qui. Ovviamente, poi, Alberto, devi essere in trasmissione con noi. Vieni in trasmissione e porta anche i soldini, perché poi ci offri la cena. No. Ci offri la cena.
No, no, vabbè, comunque quella di Stefano Lefons è stata veramente difficile da leggere. È un'analisi fatta... Era un... No, Giovanni, io devo dire qualche cosa. Non sto dicendo niente. Un'analisi fatta tenendo conto e analizzando profondamente tutto ciò che si è visto in queste prime cinque tramite noi si è rivolto al Presidente, adesso non so se il Presidente arriverà. Comunque, il Presidente dovrebbe arrivare, è una domanda che fa Lefons, ma è una domanda che in fondo io... sottoscriverei dopo la firma del signor Lefons. Allora, maestro, non vi distraete, ricordatevi che a fine puntata io darò una notizia bellissima, bomba, uno scoop. Bellissima ed importantissima. È un balzo in avanti della cultura complessiva del territorio. E allora, via al maestro delle pagelle. Le pagelle, come dicevo prima, per quanto mi riguarda, per quello che io ho visto in campo, vanno a premiare la prestazione comunque di Falcone, del portiere, perché ha evitato un passivo più pesante con almeno due parate che hanno evitato un gol del Torino. Subito dopo Baschirotto, che come diceva anche il nostro ascoltatore sta giocando in un ruolo non suo, lui è stato acquistato per giocare da esterno, invece per necessità gioca centrale, si sta rivelando ogni partita tra i più positivi se non il migliore in campo. E poi Banda, per quello che ha fatto vedere finché è rimasto in campo, finché le energie lo hanno accompagnato, perché poi alla fine senza di lui abbiamo visto che il Lecce si è spento e chi è entrato, come dicevi tu, che è subentrato. Scusami, dico la mia, però il lavoro di Banda è fine a se stesso. Esatto. Cioè, però è lui che ha dato vivacità e come aver seminato viene fuori la spiga, ma ieri immaginati quell'attacco con quelle palle che non arrivano dal centrocampo della difesa, privo di Banda cosa avrebbe fatto? Di Francesco relegato sulla destra a fare numero, si è fatto più apprezzare in fase di recupero che in fase di proposizione, e Sissé in eterna attesa di un pallone che non arriva, e quando arriva, come al solito, almeno due difensori che lo vanno a marcare e che gli tolgono anche l'aria. Quindi, però da Di Francesco mi aspettavo di più. Esatto. L'ho visto pressoché in plume, pressoché estraniato dal gioco, sta lì ad aspettare, si muove. Questo per rispondere a chi parlava di un grande acquisto, quello di Di Francesco, io mi permisi di rispondere che insomma se l'abbiamo preso dalla Serie B vuol dire che tutto sto grande fuoriclasse non dovrebbe essere. Comunque dalle pagelle di Pierpaolo io traggo un'amara considerazione, che il portiere è stato il migliore in campo. Ancora? Ecco, ancora. Guarda, me lo sono scritto quello. Se noi abbiamo come migliore in campo ormai il portiere, vuol dire che il resto non è all'altezza, vuol dire che la squadra subisce e che quindi non è propositiva. Questo è, e poi fatemi tornare su quell'argomento che ho accennato all'inizio, i cambi non funzionano, non abbiamo alternative. Ieri sono entrati i vari Rodriguez. Un organico di 30 persone. Siamo lì. Scusa, quanti sono in organico? Precisamente il numero. 28, no, consideriamo che ieri erano in 24 convocati e ne mancavano tanti, quindi intorno ai 30 giocatori. Il resto allora non è all'altezza. E quindi però chi subentra non dà nessun apporto. Ieri ho visto un Listowski, un Rodriguez, vabbè, giocherà fuori ruolo Rodriguez, però non hanno dato. Ma anche Listowski arriva a Lecce come mezzala e poi viene impiegato, invece esterno, da esterno d'attacco, che non è il suo ruolo. Colombo, vabbè, sì. Ma l'attaccante se non riceve palloni. Ieri, lo stavo per citare prima, quello che ha convinto un po' di più è stato Uden, che è appena arrivato, questo francese che perlomeno ha fatto vedere buone cose, perché abbiamo visto qualche bel inserimento in area di rigore, poi non trovava il pallone. Ogni volta, e io l'ho sottolineato, quando Baroni si gira e guarda in panchina a chi deve scegliere per dare il cambio ai titolari, a chi parte il titolare, è in seria difficoltà, perché tra elementi non ancora al top che vanno in panchina a fare numero, e l'esempio più eclatante è Umtiti, o altri giocatori che ci sono ma che poi messi in campo non fischiano, abbiamo fatto l'esempio di Listowski o di Colombo, che l'unica partita accettabile finora che abbia fatto è quella che ha visto partire titolare a Napoli, per il resto da subentrato è stato praticamente sempre non pervenuto, lo abbiamo visto dall'Inter in poi entrare in campo e non toccare mai il pallone quando subentra dalla panchina. Quindi lo specchio della situazione è questo al momento.
però non dobbiamo vedere tutto nero per un semplice motivo: questa è una squadra allestita, come è stato ampiamente detto, ripetuto, spiegato fino alla nausea nel corso di conferenze stampa fiume del direttore Pantaleo Corvino, dello stesso presidente, di mister Baroni, costruita con pochi mezzi con l'obiettivo di salvarsi. Se ciò non dovesse succedere non sarebbe una tragedia, in quanto si andrebbe ad avere comunque un parco giocatori di proprietà, o perlomeno con un monte ingaggi molto contenuto che si può affrontare e gestire con serenità. Quindi è un lavoro che va in due direzioni: quello di puntare al colpaccio, salvarsi e quindi ottenere quelle famose risorse che garantiscono le televisioni, che permettono a una squadra di potenziarsi; dall'altra, nella malaugurata ipotesi che si dovesse retrocedere, di cadere su un cuscino e non cadere rovinosamente. Quindi non facciamoci la testa, siamo solo all'inizio, ci sono queste tre partite, saranno molto importanti. E poi diamo il tempo. Anche perché io sono d'accordo con Pierpaolo, anche perché analizzando un po' i numeri della classifica, esatto, le tre neopromosse, che ricordo, Lecce, siamo i migliori, e Monza, in cinque partite, cioè su un monte punti di 45 punti, ne hanno fatti appena tre. Zero il Monza, uno la Cremonese e due il Lecce. Questo la dice lunga sul divario che c'è e su ciò che bisogna superare per andare dalla Serie B alla Serie A. E cosa significa ripartire le risorse in maniera intelligente, come accade in Inghilterra? Quindi poi non ci dobbiamo meravigliare se lì ci sono tanti giocatori di qualità, gli allenatori vanno ad allenare in Inghilterra, perché lì c'è un sistema che va a premiare le neopromosse, che prendono una cifra paurosa per allestire una compagine competitiva, al contrario di chi invece il campionato lo vince o si piazza nelle prime posizioni, che va a prendere sempre meno rispetto alle ultime posizioni. Quindi è esattamente l'opposto di ciò che accade in Italia. In Italia c'è il paracadute, chi retrocede, esatto, prende i soldi. Ma alla fine abbiamo visto che non arrivano neanche quelli, perché poi c'è la mutualità verso la Serie B, tante voci, tanti cavilli per i quali alla fine queste cifre vengono spalmate nel tempo e neanche si sentono. E invece il problema è quello di arrivare in Serie A da una Serie B, che sì, un bel campionato, competitivo, tutto ciò che vogliamo, però è un'altra cosa, si pratica un altro calcio, c'è bisogno di ben altre risorse, e chi arriva dalla Serie B arriva un po' da sprovveduto, se non ha alle spalle personalità con grandi possibilità, ed è il caso del Monza, non può far fronte, ma il Monza in questo momento è a zero punti, la Cremonese ne ha uno e anche lì ci sono belle possibilità, disponibilità, il Lecce ne ha due. Quindi in questo momento il Lecce ha vinto questa sua battaglia tra poveri, chiamiamoci così, o perlomeno tra le neopromosse. Non a caso il Lecce ha finito per primo, in prima posizione, il campionato di Serie B, il Monza ci è arrivato attraverso gli spareggi, eppure sentendo le cronache nazionali sembra che sia stato il Monza ad aver dominato l'anno scorso la Serie B, ad essersi meritato ma questo posto. Ma del Monza parleremo più avanti. Adesso parliamo di altre squadrette. Inter? No. La L'Inter, seconda squadra di Milano. L'Inter gioca domani. Domani, è vero. Oggi c'è la raccolta delle pere a Parigi. È la stagione della raccolta delle pere. Allora, dai ragazzi. No, va bene. Allora, sì, tra circa un'ora la Juve scende in campo allo Stade de France, che non è il Parco dei Principi. No. E mentre scende in... Ah, non giocano al Parco dei Principi? No, perché la monarchia è stata eliminata. Ecco. No, mi pare che il Paris Saint Germain gioca al Parco dei Principi. No. Alla Stade de France gioca la nazionale. Lasciamelo dire. Vabbè, dillo, vai. E poi a Salisburgo, nel campetto della casa di Mozart. Nel cortile. Cortile. Salisburgo e Mozart. E c'è il Milan che affronta il Salisburgo. Mi dite. Allora, quale chance hanno entrambe le squadre? Io ti dico della Juve, ho visto Fiorentina-Juventus e sono rimasto meravigliato dall'atteggiamento da provinciale della Juventus. Una squadra che ha giocato secondo tempo facendo barricate e alla fine esultando per il punto conquistato in trasferta, come se fosse il Lecce a Napoli. Ecco, io credo che
se la Juventus non cambia l'atteggiamento mentale in Europa non va da nessuna parte, e come dici tu rischia di prendere pere non solo a Parigi ma anche altrove. Io a questo proposito devo dire, a proposito proprio della partita di ieri della Juventus, di avantieri della Juventus, Fiorentina-Juventus, e la direzione, salutiamo Mauro Pantano, la direzione della struttura presso la quale lui sta adesso, alla fine del primo tempo gli ha tolto il televisore per una questione... No, è perché può far male alla salute. No, per non fargli male, per salvaguardarlo, gli hanno tolto e il televisore. E non c'era Rabiot. Attenzione, esatto. Non c'era Rabiot, cioè, ciao Mauro, salutiamo Mauro, dai, che starà soffrendo quanto, e come? Quanto Juventino, dai. Mentre vediamo. Rimane questo Salisburgo, beh, quella è una partita più aperta ovviamente, perché il Milan adesso, anche con l'euforia di questo successo nel derby, sicuramente ha più motivazioni, ha più voglia di presentarsi bene anche in Europa. Il Milan al momento è quella che offre più garanzie sotto questo aspetto, invece la Juventus non solo ha questo cammino zoppicante in campionato, ad oggi sarebbe addirittura fuori dopo 5 giornate dalla zona coppe, quindi bisogna che si aggrappi molto bene a questa Champions quest'anno per non rischiare brutte sorprese se non dovesse cambiare il passo, e soprattutto non ha un organico con quei rinforzi che sono stati presi in estate o presunti tali, proprio per evitare che si ripetesse il campionato dello scorso anno, quando la Juventus ha fatto figure barbine contro qualunque avversario di prima, seconda e terza fascia, proprio perché è un gruppo male assortito e con un Allegri che non sembra in grado di dare un gioco e una mentalità vincente a questa squadra, troppo votata al gioco in orizzontale e mai in verticale, soprattutto orfana di quelli che sono gli elementi più importanti di questo mercato, dicevo, vale a dire Pogba, notizia di ieri, si è operato, un altro mese fuori, quindi la Juve sta pagando a vuoto uno stipendio ad un calciatore che ancora non è sceso in campo, e lo stesso si dica poi per Di Maria. Se ci aggiungiamo che Vlahovic viene tenuto preventivamente in panchina per poi metterlo in campo a Parigi, come se a Parigi Vlahovic dovesse andare a fare chissà che, a mettere ferro e fuoco alla difesa del Paris Saint-Germain, significa che in questo momento c'è non poca confusione nella Juventus. Ma che voi sappiate, nel Salisburgo gioca un centrocampista che fa il passaggio a Leao. Anche gli avversari, quello era Çalhanoğlu. quello che mi preoccupa della Juve, tornando alla Juve, sono anche le dichiarazioni, perché sì, Allegri bravo, ha detto, non è importante la partita di Parigi, è importante quella in casa col Benfica, come se si volesse già buttare concedere avanti i tre punti dietro, sì, no? esatto. Ma tu in questo modo demoralizzi la squadra, demoralizzi la, questi vanno a Parigi, già con l'idea, la che raccolta delle pere, non immagino che possa essere pretattica una cosa del genere, perché comunque non capisco la ratio che c'è dietro una dichiarazione del genere. Non vai a caricare la squadra, non credo che poi tutto il gruppo percepisca magari questa come una provocazione e voglia di mostrare in campo poi che invece può mettere sotto una squadra più forte. Io credo che bisognerebbe un po' anche moderare gli atteggiamenti in conferenza stampa, e non è il solo allenatore. Ritorniamo, stiamo vedendo diversi suoi colleghi che si prendono troppe libertà. Ritorniamo, come si dice, ai fatti nostri. Allora, ritorniamo al tema iniziale, classifica anemica. Anche se non ci vede attaccati al gancio, come ho detto prima. No, perché comunque è forte, non è che... Allora, ora aspettiamo quella famosa corazzata che va avanti sotto il nome di Monza. Allora, io vi chiedo, non suggerimenti, noi non ci permettiamo di dare suggerimenti, ma al vostro parere, ognuno, come impostereste voi la partita del Lecce per affrontare questo Monza? Facendo molta attenzione, perché se noi ci culliamo del fatto che il Monza sia fermo a zero punti, che sia una squadra in crisi, che non abbia le carte in regola per venire a Lecce e metterti in difficoltà, andremmo incontro a delle brutte sorprese. Il Monza è un gruppo forte, costituito da giocatori forti, che stanno avendo difficoltà nell'assemblarsi e nel capire quelli che sono un po' i dettami di Mister Stroppa. Mi rincuore il fatto che fino ad oggi non sia stato esonerato, mi auguro che in settimana non ci siano sorprese, in modo che si presentino comunque ancora con lui noi in panchina qui al Via del Mare. Esonerato. Noi ce l'auguriamo, perché al momento le difficoltà ci sono ed è inutile negarlo. Però occhio, perché quando un avversario è ferito diventa ancora più pericoloso, è uno scontro diretto,
vale doppio. Io mi auguro che Lecce volti pagina, abbia preso questo ceffone, abbia recepito le parole di Baroni, che ha detto non ammetto quell'atteggiamento, quello che diceva Giovanni, che dicevamo noi, nel secondo tempo in cui non si è lottato, non si è scesi in campo con la voglia e la determinazione, con gli occhi da tigre che servono in queste circostanze. Quindi se ci saranno quelle, col Monza si potrà puntare al successo, ce l'auguriamo tutti. La squadra brianzola annovera i giocatori di buona levatura nazionali, internazionali. Considerando la qualità di questa squadra, lasciare che si giochi, che giochino ai loro ritmi è un rischio per Lecce. Sì. Perché quando c'è qualità e giochi lentamente, sì, no, indubbiamente non chi bisogna, sa giocare gioca. Non bisogna lasciare l'iniziativa, e lo abbiamo visto anche, non so se avete visto la partita Monza-Atalanta ieri, io l'ho vista e devo dirti che nel primo quarto d'ora il Monza ha messo alle strette l'Atalanta, poi l'Atalanta piano piano è uscita, essendoci una grossa differenza sul piano tecnico, poi hanno avuto la meglio i bergamaschi, però il primo quarto d'ora il Monza ha giocato bene. Non dimentichiamo che c'ha insomma giocatori, il Pessina, c'ha Sensi, è un mistero che Cragno non giochi, che sta in panchina, non lo so perché, un portiere che nel giro della nazionale viene messo in panchina, gli si preferisce Di Gregorio, vabbè, ma sono fatti di stroppa questi, però insomma hanno preso bei giocatori, quindi tanti buoni solisti, manca però la concertazione, manca ancora, non sono ancora un'orchestra, esatto, sono tanti bravi solisti. Ma non io insisto sul tema, se tu ad una squadra ricca di qualità consenti di esprimere queste qualità, no. Rischi di brutto. Rischi perché va a giocare con il fuoco, abbiamo visto che Lecce se passa in svantaggio ha gravi difficoltà nel recuperare. Nel calcio tutto può succedere, però finora il campo ha detto questo. Se il Lecce passa in svantaggio deve impiegare il doppio, il triplo delle energie per arrivare a creare occasioni da gol in modo da riequilibrare la partita. Quindi sarà importantissimo mantenere la copertura e provare a colpire un avversario che dovesse provare a scoprirsi. Non lo immagino, il Lecce però con il Monza ha una buona tradizione qui in casa negli ultimi anni, soprattutto con Stroppa, quindi speriamo che anche la cabala possa servire in certe partite, in certi momenti in cui ancora ci sono tanti problemi da risolvere. Ditemi una cosa, ma nei pressi di casa vostra c'è qualche gommista buono? Perché alla Ferrari ne manca uno, quello della... Manca una gomma alla Ferrari. Sì, ma quello della quarta gomma, perché Binotto non ti puoi permettere di offendere la normale intelligenza della gente. Tu non puoi dire che hai chiamato Sainz quando era all'ultima curva, perché tre meccanici con le gomme erano sono pronti. Arrivati in tempo, è il quarto che non è arrivato in tempo. Quindi Binotto, te lo dico chiaro, evita di dire stronzate. Scusa, lo devo dire, perché tu dici delle stronzate e basta. Trova altre scuse, vatti a sotterrare, dai le dimissioni, ma abbi rispetto per la sensibilità. Ma in Italia chi è che dà le dimissioni, Gavino? Io. Chi ricordi? Io mi dimentico. Allora, ci scrive uno che tu conosci, un certo Giorgio Silvestrelli. Ah, questo è di Aosta. Questo chi è di Aosta. Dice, siete pronti per la Champions? Chi è la favorita a passare il turno fra le italiane? Siete grandi. Ma io dico che solo il Milan è quello che... Il Milan mi sembra più offre più garanzie. Il Milan più garanzie, l'Inter quasi nessuna. Beh, oh, Bayern, Monaco e Barcellona credo che... Sulla carta almeno. Sulla carta. No, non la vediamo bene. Il però... Napoli pure domani affronta il Liverpool. Pure lì penso che... Anche se il Liverpool ha molto cambiato, no? Sì, non sta ancora convincendo. Ha ceduto Mané, insomma... Però domani c'è anche Inter-Bayern-Monaco. Allora la domanda dei tifosi dell'Inter è... Ma Çalhanoğlu... Gioca o non gioca? Abbiamo puntato Çalhanoğlu, dai. Abbiamo massacrato l'editore oggi. Oggi sì. Va bene. Va bene. E allora, grazie a Giorgio. Grazie Giorgio. Magistrelli, no? Magistrelli. Sì, Giorgio Magistrelli. E allora, dobbiamo parlare di Schedina. Dobbiamo parlare di Schedina, sì. No, poi prima. Ricordiamo che poi giovedì c'è l'Europa League. No, prima.
prima 3 minuti per un argomento che mi sta a cuore. A Milano nel derby, ma non solo a Milano nel derby, i cori razzisti, che si deve fare? Le indicazioni ci sono, ma non vengono mai applicate poi. È quello a cui assistiamo. Indubbiamente, cioè, come dice Pierpaolo, da regolamento andrebbe sospesa la partita. Però la storia ci insegna che un arbitro si permise di sospendere la partita a fine anno si sono perse le tracce. E se chiudiamo la curva? Si sono perse le Cervasoni di Mantova. E se chiudiamo la curva? Sì, sono quelle soluzioni un po' così estemporanee, perché non vuol dire niente andare a sparare nel mucchio. Immaginate se facessero una cosa del genere a Lecce, chiudere la curva nord. Non è che in curva nord vanno soltanto gli ultra o chi va a fare un coro razzista, a dire frasi razziste, si va a colpire indiscriminatamente. E quindi siamo disarmati? No, non siamo disarmati. Sono cialtroni, possono fare ciò che vogliono. Intervenire in maniera sempre a scoppio ritardato su quello che è il problema non comporti nessun tipo di giovamento. Bisognerebbe applicare le regole al momento, sospendere una partita, iniziare a dare dei punti di penalità in classifica, colpire seriamente una società, non la semplice multa economica del giudice sportivo, la squalifica del settore, il divieto di trasferta, è tutto fumo e poco arrosto, lasciano il tempo che trovano queste soluzioni che tali non sono. Sì, sono d'accordo. Va bene. Allora, vogliamo fare una schedina? Si giocherà sabato, domenica e lunedì. Allora, si inizia sabato alle 15, comincio da Pierpaolo, sì. Napoli-Spezia. Il risultato dovrebbe essere scontato, 1-1, però è pur vero che il Napoli verrà poi dall'impegno nella Coppa, quindi bisogna capire anche in quel senso che tipo di risorse ha la rosa del Napoli e su cui Spalletti può contare. Comunque diciamo 1. Gavino, Inter-Torino. Il Torino... Anche l'Inter farà la Coppa, quindi... Il Torino ha dimostrato di valere quello che ci ha fatto vedere. L'Inter ha dimostrato di valere quello che ci ha fatto vedere a San Siro. Il Torino vince. 2. Ah, addirittura. Va bene. Oh, visto che siamo 3, mi metto pure io nel... Sì, sì. Sì. Allora, vabbè, ma io te lo stia segnato. No. Allora, alle 20:45 di sabato c'è Sampdoria-Milan. Sampdoria squadra in crisi. Milan invece... sulle ali dell'entusiasmo, quindi 2. Ma dico la battuta, squadra in crisi, ma quale squadra? Io l'ho visto a Salerno, sembrava un impasto per fare le polpette, aglio, prezzemolo, carne tritata. Tifosi inferociti, perché adesso c'è ovviamente l'allenatore ancora una volta sulla graticola, lo si accusa di essere riuscito a far vincere una squadra come il Verona, che quest'anno sembra davvero poca cosa, ribaltando il risultato, quindi un'altra sconfitta per questa Samp, stagione tormentata. Sì. Beh, è di brutta per la Samp. Sì, sì. Per me è partita chiusa, se il Milan gioca come deve giocare. Però anche il Milan viene dalla Coppa, lo so. Però la caratura tecnica di quello che per quello no, che si è visto finora, no? Corre voce che gli incontri ravvicinati creano dei problemi. Corre voce. Corre voce. Sì. Si narra, perlomeno, si narra. Sì. Allora, le partite di domenica, Pierpaolo, mentre mangi la pasta al forno, ti puoi vedere Atalanta-Cremonese alle 12:30. Qui l'Atalanta ha una ottima ghiotta occasione per vincere l'ennesimo derby di Lombardo di quest'anno e prendere il largo, perché comunque sulla carta è vetta contro coda, quindi giocando anche in casa credo che l'Atalanta vincerà questa partita. Benissimo. Oh, il derby degli Appennini, Gavino, Bologna-Fiorentina, col Bologna che cambia allenatore, non sappiamo ancora chi sarà, si dice che derby... torni Ranieri, Thiago Motta. Il derby dell'Appennino sfugge più degli altri derby ai pronostici, però questa Fiorentina è guidata veramente bene, magari è carente in qualche reparto, in qualche settore del reparto, però come squadra c'è. E la preferisco al Bologna, che in fondo fa affidamento su un paio di giocatori che sono davvero bravi, ma il resto non c'è. Ricordiamo che anche la Fiorentina giocherà le coppe, sì, giovedì, sì. Farà la Conference League, che è una coppa con tutti ambiscono a vincere.
commisso, contestato a sua volta dai tifosi Viola, quindi se l'Inter esce dalla Coppa passa al guanciale per fare la carbonara. Allora, alle 15 di domenica c'è anche Lecce Monza, esatto, di cui non parleremo. No, no. Poi c'è, sempre alle 15 di domenica, Sassuolo Udinese. Ora questa la tocca a me. Sassuolo Udinese è una partita un po'. Da tripla, perché il Sassuolo in casa insomma si fa valere. L'Udinese ha dato quattro sberle alla Roma. Chi l'avrebbe mai detto? Quindi insomma sono due squadre che giocano bene, potrebbe finire in pareggio secondo me. Poi alle 18 di domenica, Pierpaolo, c'è Lazio-Verona. Qui anche dovrebbe essere risultato a favore della Lazio, vediamo come evolverà anche la situazione di Sarri, quelle dichiarazioni del post gara contro gli arbitri, contro la classe arbitrale, quindi sono sempre antipatiche, vediamo se poi il campo riuscirà a stemperare un po' il tutto. Va bene. E poi gli arbitri sono soliti frequentare i dentisti e si fanno montare il dente avvelenato. Sì, indubbiamente non giovano le dichiarazioni contro gli arbitri, no, perché poi te la fanno pagare. Sì. Allora, Gavino, la serata di domenica c'è un bellissimo Juventus Salernitano. Bellissimo! Dico la verità, questo è intanto di Camauro Pantani di non guardarla, perché Nicola... Figurati se Mauro non guarda Juve Salernitano. Perché Nicola vi martirizzerà. Attenzione, perché Nicola da qui a quella partita può preparare la partita. Esatto. Ma non so Mauro se ti fa per la Juve o per la Salernitana. La Juve... La Juve deve, come deve incerottare tutte le ferite che si procurerà domani, stasera a Parigi. Tra poco, tra circa un'ora. Allora, poi finisco io lunedì sera 20:45, Empoli-Roma. La Roma è chiamata a un pronto riscaldo. Empoli rischia, ma non vedo una Roma che perde due partite consecutive. Infido. Quindi penso la Roma farà le coppe pure, quindi penso che finirà con un pareggio. Possiamo concludere così? Possiamo, dittaci la notizia, perché noi quando giochiamo? Il Lecce gioca domenica alle 15. Quindi ci vediamo. Allora, la notizia importante, bellissima, è questa. Voi sapete che a Venezia è in corso il Festival del Cinema. Bene, tra i film in concorso c'è anche un film il cui titolo è Le mie pagelle per la regia di Pierpaolo Sergio. Questa è la notizia, va bene. Perdonate. Ciao a tutti. A lunedì prossimo.